Lanciano e L'Aquila si incontrano nella quindicesima giornata di eccellenza per una sorta di spareggio valido per conoscere quale delle due società potrà restare all'inseguimento della primissima Avezzano, in testa alla classifica, e del Giulianova secondo. Parte forte il Lanciano, che si rende subito pericoloso dall'out di destra, prima sugli sviluppi di un corner di Bertino, miracolo di Bozzi da due passi, quindi grazie alla sgroppata di Rei, pallone in mezzo e conclusione alle stelle di Campagnol Bocchio. I padroni di casa tornano a farsi pericolosissimi alla metà della prima frazione. Scipioni allarga sull'out di destra al solito Rei. L'esterno rossonero rientra sul sinistro e scarica verso la porta, andando ad un nulla dall'1-0. Ancora padroni di casa in pressione al 43esimo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione a ridosso dell'area di rigore, Bertino manda la sfera ad un soffio dal palo di Bozzi. Nella ripresa L'Aquila parte forte e si rende pericolosissima, cogliendo il Lanciano di sorpresa su un lungo pallone al 12esimo. D'Ercole, neo entrato, taglia dall'out di destra ma conclude di poco fuori davanti a Lesai. Spingono ancora gli ospiti al 16esimo. Loviso mette in mezzo una punizione praticamente perfetta, sulla quale Brunetti incorna ma manda fuori di pochissimo. L'Aquila si porta ancora qualche centimetro dallo 0-1. Il portiere Lesai rischia infatti tantissimo sul pressing ospite, spedisce la sfera addosso a D'Ercole ma, sulla conclusione seguente, Carbonelli grazie ai padroni di casa. Gli ospiti sbattono sul portiere frentano a 10 minuti dal termine della gara, quando un contropiede aquilano si conclude con un intervento decisivo da parte dello stesso Lesai. Pressing degli uomini di Giampaolo ancora fortissimo al 38esimo. D'Ercole riesce a servire di ruocco. La conclusione da ottima posizione termina però alta sulla traversa di Lesai. L'ultima chance della gara è a favore del Lanciano, in pieno recupero e con il solito Rei. Il suo tiro dalla distanza termina di poco sulla sinistra di Bozzi. Al triplice fischio finale è dunque 0-0 al Biondi, un punto a testa per Lanciano e L'Aquila che impattano dopo una bella partita, mentre l'Avezzano, in testa alla classifica, corre a più 9. Con mister Bellè, dopo un buon pareggio contro una corazzata come l'Aquila, mister, intanto una tua opinione sulla partita. Beh, prima cosa, oggi la partita non era come tutte le altre. Ho passato 2 anni bellissimi all'Aquila, devo tanto a questa città, a questa tifoseria, quindi oggi era una partita un po' particolare per me, però comunque sono l'allenatore del Lanciano, amo questa maglia e farò di tutto per portarla più in alto possibile. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto un gran primo tempo, potevamo anche raccogliere qualcosa in più. Poi il secondo tempo invece sono usciti loro, perché comunque affrontiamo una squadra che ha grande qualità, questo non lo dimentichiamo. Ci ha messo un po' in difficoltà, il portiere nostro ha fatto soltanto un intervento, perché comunque abbiamo sempre cercato di vincere la partita. E niente, noi ci teniamo stretto questo punto, perché non era facile, non è semplice affrontare questa squadra. E abbiamo portato a casa, prima cosa, una bella prestazione, bella come piace a me, di carattere, e poi anche le sostituzioni che ho fatto, ho dato minutaggio a giocatori che erano fermi da un po', quindi continuiamo così a lavorare già da domani, perché abbiamo un'infrasettimanale molto importante.